lancio proprio nella posizione di regista. Conte, doppio dribbling, Conte, il tiro e la palla in rete. Stupendo gol da parte di Conte. Al nono arriva il gol. L'azione Ravanelli, Casiraghi, da questi a Conte, la prima delle due reti odierne di Conte. Dunque Juventus in vantaggio 1-0 dopo 9 minuti. Arriva il raddoppio juventino. Conte, Vialli, il cross, Roberto Baggio, ribatte Marchegiani e Conte in rete per il 2-1. Allora, rapidissimo, tira, si oppone Pagliuca, ma Antonio Conte è pronto per la rete del pareggio. 1-1 e rivediamo anche questa azione. Di studio, di preoccupazioni eccessive, di errori banali, ma al primo affondo la Juventus passa in vantaggio con Conte sugli sviluppi di una punizione di Baggio. Tiro e assist di un Porrini in confortante crescendo, è proprio Conte a sbloccare il risultato. Juventus 1, Piacenza 0. Settimo minuto, Baggio illumina e Conte fulmina. 1-1. Libero diventa Torricelli e Marocchi gioca a sinistra. Davanti il duo Roberto Baggio Vialli pare funzionare e la Juve passa. Non passano due minuti e la Juventus raddoppia. Il cross è di Ravanelli, Goran respinge, Conte riprende e manda in rete. Gran gol, dal significato particolare per un giocatore non troppo utilizzato che poche settimane fa aveva chiesto di lasciare la Juventus. Ma al primo affondo la Juventus passa, sulla respinta di Maldini c'è la conclusione dalla lunga distanza di Conte. Un minuto più tardi Conte fa irruzione in area in seguito ad una combinazione con Padovano. Il suo diagonale, prima sul palo e poi in rete, porta in vantaggio la Juventus. Questa spallata decisa di Jugovic su Festa lascia proseguire Nicchi, ma osservate la splendida conclusione al volo di Antonio Conte. Quinto gol in campionato e 2-0 per la Juventus. Scambio Conte Del Piero e delizioso pallonetto di Pinturicchio che lo stesso Conte mette in rete in acrobazia. Mio Conte, 11 mesi fa si era gravemente infortunato di un ginocchio con la nazionale. Rieccolo, l'assist di Inzaghi ricorda il modo più spettacolare che era ed è anche un uomo gol, infatti. Dopo 3 minuti di recupero, infine, provvede Conte a ripassare il gioco aereo, ribadendo dopo i gol segnati contro il Milan e il Vicenza un lusinghiero rilancio personale. Inzaghi a Metrano intanto al posto dei deludenti Fonseca e Pecchia e dopo 11 minuti arriva il pareggio del migliore dei bianconeri, Conte, su assist di Padovano. Lentamente, senza altre grandi emozioni, si conclude l'incontro. La promettente tandem con Birindelli non passa inosservato ed è proprio l'ex soldatino semplice dell'era Trapattoni a rifinire per il capitano, o meglio generale Conte. Davids, la sua incursione. Ancora limite dell'area in mezzo, colpo di testa di Del Piero, sforbiciata di Conte, eccolo qua ed è gol. Silenzio, ha segnato Antonio Conte che con quella garza stretta tra le labbra sembra un pugile tutt'altro che suonato appena sceso dal ring. I 75.000 dello Stadio Olimpico di Atene lo ascolta. Davids fa filtrare in area un pallone invitante che Conte, al suo esordio all'Old Trafford, trasforma in gol. Ancelotti non riesce a contenere il suo entusiasmo. Ma la Juventus non ci sta. 90 secondi dopo riagguanta la meritata vittoria. Il lancio di Zidane per Inzaghi, l'anticipo di Repka e un assist per Antonio Conte. Ancora lui, non la sbaglia, fa 2-1. La Juventus con il suo capitano esce dal tunnel della sfiducia e torna in corsa verso quella Champions League che ne ha condizionato forse tutta la stagione. Si parte da questo calcio d'angolo battuto da Henry. Attenzione alla parabola a rientrare, colpo di testa di Conte e la palla in rete. 12° minuto, Juventus 1, Venezia 0 e altra impresa personale di Conte al quarto gol in campionato. Del Piero, Conte e la palla in rete sotto l'incrocio dei pali.
Difficile trovare adesso l'aggettivo giusto per Antonio Conte. 35 gol in carriera, ben 16 decisivi, 9 perle solo nel 99. Un posto di rilievo nella sua personalissima collezione. Avrà sicuramente il gol segnato ad un passo dalla fine di Juventus-Venezia. Immediata la reazione juventina. Colpo di testa di Conte su punizione del Piero e 1-1. Gol sul primo palo. Del Piero non va in gol da tempo, ma intanto si fa spazio come uomo assist. Tocco geniale per Conte e addio fantasmi per la capolista. Partita un'illusione il gol di Conte nel primo tempo. La Juventus avvitata sui suoi stessi limiti, tra ritardi e lacune di ruolo. Serie A, una carriera vissuta con segni precisi, il carattere, la grinta e soprattutto gol importanti. 26 negli almanacchi, 21 quelli, come dire, pesanti, decisivi.